Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Giorgia Meloni si presenta in Ucraina come il presidente del Consiglio dello Stato italiano, con una forza di maggioranza compatta, fatta da Forza Italia e da Lega, compatta, che è sempre stato sia nelle dichiarazioni preelettorali, sia nelle scelte di tutti i partiti, compresa Forza Italia, di aver votato sempre a favore dell'Ucraina, sempre allora a favore Berlusconi del Pacifico, a titolo della NATO. A titolo di chi parla Silvio Berlusconi? A titolo personale? No, guardi che Silvio Berlusconi ha parlato e ha fatto esattamente quello che ho detto io, cioè ha sempre votato il suo partito come il nostro partito, come insieme agli altri, insieme alla NATO, insieme ai paesi del Patto Atlantico. Quindi se sono i fatti che contano, voglio dire, le chiacchiere vanno a zero. Però e poi spesso non ci vuole neanche la speculazione su ciò che uno dice, perché Silvio Berlusconi ha fatto troppo intelligenti per speculare su delle parole che abbiamo sentito. L'ha dichiarato anche Giorgia Meloni, che è stato il miglior ministro degli esteri italiano, quello che ha fatto Pratica di Mare e con tutto il mondo, voglio dire, quando è stato Presidente del Consiglio, l'Italia contava. E oggi, grazie a questo governo, ancora l'Italia conta nello scenario internazionale e oggi la presenza di Giorgia Meloni e di tutte le attività dei ministri, dal Ministro degli Esteri italiani al Ministro delle Attività Produttive Urso, al Ministro della Difesa, voglio dire, che sono andati a Crosetto, che sono andati all'interno del Patto Atlantico, hanno preso delle posizioni estremamente compatte e sempre dalla parte, voglio dire, dell'Occidente, della NATO e del Patto Atlantico. Ora però, siccome il tema Silvio Berlusconi scalda, ho visto Luca Sobbi pronto, diciamo, a partire, io andrei a vedere il servizio. Ma di potremmo Maria dire Grazia. anche Silvio Berlusconi, quando è andato al Parlamento unico italiano, ha dato al Parlamento americano, cioè che erano i rapporti tra Silvio Berlusconi e Trump. Il punto è se Giorgia Meloni, che ha detto quella frase sul miglior ministro degli esteri dell'Italia, il giorno prima che Berlusconi si cimentasse in un'uscita pubblica che invece ha forse messo un po' in difficoltà. Quando è stato da Presidente del Consiglio, mi scusi, 20 anni di Presidente del Consiglio, miglior degli esteri. Comunque, Maria Grazia Gerina mette in fila